Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Questa sera parleremo di dieta, stile di vita e infertilità maschile. Per farlo siamo in collegamento da Reggio Calabria con il dottor Gianluca Piromalli. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera a tutti. Dottor Piromalli, perché lei ha deciso di trattare solo l'uomo e non anche la donna o la coppia? Quando si parla di infertilità maschile, bisogna tenere conto che l'infertilità non è solo del singolo soggetto, ma riflette su tutta la coppia. Quindi, per quanto può essere colpa, fra virgolette, dell'uomo o della donna, sostanzialmente è la coppia poi a non riuscire ad avere bambini. Ho deciso di trattare specificatamente l'uomo in quanto la donna, avendo un ciclo mestruale periodico ogni mese, ha un sensore di monitoraggio naturale che le permette di capire se gode di buona salute, a differenza dell'uomo che scoprirà di avere problemi di fertilità solo quando proverà ad avere un bambino. Tutto qui. Lo stile di vita o la dieta possono alterare la fertilità maschile? Assolutissimamente sì, diciamo che non è il fattore primario, però diciamo che i problemi di fertilità possono essere classificati in pretesticolari, testicolari e post-testicolari. Quando si parla di infertilità, per problemi pretesticolari, stiamo andando a parlare di uno squilibrio a livello ormonale. Per quanto riguarda invece quello testicolare, diciamo che sono più che altro fattori come questo, quindi lo stile di vita, la dieta e quant'altro. Per i post-testicolari, invece, ci stiamo riferendo a problemi, dal punto di vista chimico, quindi per esempio di irradiazioni. Ora, la dieta gioca un ruolo fondamentale, specialmente in quei soggetti che diciamo che soffrono di obesità, perché l'obesità non è solo uno status temporaneo, periodico dell'uomo, ma è anche un innesco per patologie importanti, come per esempio sindromi metaboliche oppure diabete di tipo alimentare. Senza poi tenendo sempre conto che oltre a quello che si fa c'è sempre il fattore genetica che gioca un ruolo fondamentale. Tant'è che non è solo lo stile di vita che l'uomo fa in quel periodo, ma è anche legato allo stile di vita che faceva la madre durante il periodo di gravidanza. Quindi, per esempio, ci sono le ricerche scientifiche che sottolineano l'importanza di smettere di fumare nel periodo di gravidanza proprio perché il bambino potrebbe avere disturbi di problemi di fertilità in età adulta. Quindi, oltre a questo, ci sono anche altre ricerche scientifiche che sottolineano come la dieta svolge un ruolo fondamentale. In quanto soprattutto i soggetti che hanno un tipo di tessuto adiposo concentrato sull'addome, quindi la classica pancetta che bene o male tutti noi maschietti ne soffriamo, questo è un fattore che ci mette in allarme sulla salute del nostro stato di fertilità. Oltre a questo abbiamo anche lo stile di vita, diciamo che sono cose che abbiamo sempre sentito. Quindi uno all'orecchio si abitua a sentire sempre le stesse cose, ma in realtà sono cose fondamentali, come per esempio smettere di fumare o l'assunzione di alcolici, lo sport, quindi lo sport è molto determinante, soprattutto per la quantità di testosterone endogeno, quindi fisiologico, e soprattutto radiazioni o temperature alte. Ad esempio, diciamo che con le nuove tecnologie abbiamo un'esposizione a radiazioni molto superiore rispetto al passato. Tra queste, molti, tra cui anch'io, abbiamo il vizietto magari la sera di rilassarci davanti a un film tenendo il computer, il portatile sulle gambe. Ora, questa temperatura alta a livello, diciamo, testicolare
potrebbe portare dei problemi molto rilevanti alla fertilità maschile, tra cui l'alterazione dello sperma di per sé, quindi sia dal punto di vista della mobilità, sia per quanto riguarda la frammentazione del DNA, quindi diciamo che è proprio la qualità dello sperma che si va ad abbassare. Oltre a tutti questi problemi, abbiamo anche il consumo di farmaci, quindi insieme alle droghe, senza dimenticare che la parola farmaco deriva da drugs, quindi droga, le prime farmacie venivano chiamate drogherie. Ma soprattutto in questa chimica, quello che mi sento di raccomandare, in quanto sono un soggetto molto sportivo, è il doping, che sta diventando davvero una peste per la nostra società, soprattutto ai tempi d'oggi. Tutti vanno a cercare la pillola magica che risolve i problemi, ma questi problemi, diciamo che li risolve, cioè, non li risolve. Però diciamo che apparentemente li risolve per un brevissimo periodo. Alla fine quello che ci rimane è un danno a livello fisiologico a causa della chimica che durerà praticamente per sempre. Quindi diciamo che lo stile di vita è molto molto importante, tanto quanto la dieta e tanto quanto rimanere sempre in forma. Frequentando gli ambulatori ho proprio notato il fatto che qualsiasi soggetto entra alla porta, quasi sempre 9 soggetti su 10 sono in sovrappeso. Quindi comunque diciamo che rimanere in forma in generale evita tutta una serie di patologie metaboliche importanti. E anche lo stress può incidere? Lo stress sta alla base di qualsiasi patologia. Ho avuto modo anche di testare anche questo, soprattutto quando uno parla di stress, crede che stia parlando semplicemente dello stress mentale. In realtà lo stress mentale è l'esposizione di quello che succede a livello endogeno, quindi con la produzione di stress ossidativo. Radicali liberi dell'ossigeno, diciamo, che possono essere combattuti tramite degli antiossidanti che noi possiamo ritrovare molto semplicemente dalla dieta o tramite l'integrazione di nutraceutici, che sono integratori alimentari. Si parla di davvero microdosi, che però queste microdosi a lungo andare possono essere una strategia vincente. Questo ovviamente, qui stiamo parlando di un tipo di infertilità risolvibile, quindi non sto parlando di problemi di infertilità che non possono essere risolti, quindi nei casi più gravi. Stiamo parlando sempre di un'infertilità blanda. E come trattamento di prima linea, in questo tipo di infertilità c'è proprio la nutraceutica, che è diventata una grandissima realtà. Dottor Piromalli, quali sono le sue considerazioni in merito? Mie considerazioni in merito sono che la scienza ancora non ha abbastanza dati per poter definire un piano terapeutico specifico. Come dicevo poc'anzi, abbiamo questo bagliore di speranza rappresentato dalla nutraceutica, che deriva da nutrizione farmaceutica, quindi ci sono tantissimi principi attivi che possono incidere sulla fertilità maschile, tra cui io penso ad alcuni problemi come per esempio la disfunzione erettile o altri tipi di problemi, come anche l'abbassamento della libido, quindi del desiderio sessuale che viene a mancare. E questa è anche un'altra causa di infertilità. Fra le altre cause di infertilità che uno non crede possano essere dei problemi, abbiamo l'eiaculazione precoce. Ci sono dei soggetti che soffrono di eiaculazione precoce che non riescono nemmeno ad avere un secondo di rapporto. Quindi abbiamo un pochettino di problemi sotto questo punto di vista. Però questo ci dà un bagliore di speranza in quanto è l'inizio proprio di una
una miriade di ricerche scientifiche che verranno. È un campo nuovo che si sta sviluppando adesso. Io ho avuto la fortuna di frequentare un master specificatamente sulla gestione integrata della riproduzione umana. E quindi diciamo che è uno dei pochi in Italia ed è uno dei primi in Italia, quindi comunque è tutto un mondo da scoprire. Però diciamo che le prime ricerche scientifiche già ci danno buona speranza, tra cui una ricerca fatta in Olanda. Io sono stato in Olanda e devo dire che hanno uno stile di vita alimentare molto molto corretto, stanno attentissimi. E infatti hanno notato come la fertilità maschile è molto superiore rispetto ai casi di infertilità nel tutto il resto dell'Occidente. Fermo restando che una delle raccomandazioni che mi sento fare da nutrizionista è che nei soggetti più obesi, in cui l'indice di massa corporea già supera le 30 unità, è bene fare una dieta che sia molto strong, come per esempio la dieta chetogenica, che ci permette di perdere specificatamente grasso. E come ho detto in precedenza, il grasso accumulato nell'addome può essere causa di infertilità. Ma ciò non toglie che la dieta migliore in assoluto per eccellenza e salute rimarrà sempre la dieta mediterranea. E noi abbiamo la fortuna di averla molto accessibile e pratica grazie agli alimenti, al mare e alla terra di cui siamo stati fortunati a nascere, in cui siamo nati. Ecco. Dottor Piromalli, io la ringrazio soprattutto per il messaggio di speranza che lei ha voluto darci per il futuro, queste buone probabilità e buone possibilità che per il futuro si possa sempre di più migliorare. E grazie per essere stato con noi questa sera. E Grazie a lei e grazie a tutti. grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.